Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi ultimo video dedicato alle letture di Halloween. Io ho pensato di proporvi qualcosa che riguardi la storia delle streghe, perché Halloween comunque è anche la notte delle streghe, quindi ho pensato di cercare in internet qualche libro che trattasse l'argomento della stregoneria, però dal punto di vista storico. Quindi questa volta non vi propongo dei racconti o dei romanzi, ma dei libri storici, quindi libri che in qualche modo riprendano proprio la storia vera della stregoneria, quindi facciano un po' tutto un percorso da quello che è il Medioevo, che è il periodo in cui comunque la stregoneria e la lotta alle streghe sicuramente è stato più attivo e incessante, fino ad arrivare anche alla storia delle streghe moderne. Quindi ho fatto questa ricerca e ho trovato alcuni libri molto interessanti. Poi alla fine del video invece vi farò vedere altre due letture interessanti sull'argomento che ho invece qua con me. Il primo libro che vi propongo è, scusate se leggo, ma non potrei mai ricordarmeli tutti a memoria, è La civiltà delle streghe di Eugenio e Giuseppina Battisti. Questo è interessante perché partendo dalla storia della stregoneria fa una provocatoria disamina sociale di questo fenomeno, quindi in qualche modo è una scrittura molto originale che parte dalla storia reale, quindi nel Medioevo, e arriva fino alle streghe moderne, quindi parlando anche dei giorni nostri. Ed è veramente molto interessante e originale perché in qualche modo usa anche un tono un pochino provocatorio, quindi insomma mi sembrava una lettura interessante. Poi vi segnalo I roghi delle streghe, storia di un olocausto di Alessandra Micheli, e qui parla proprio della storia medievale della caccia alle streghe, quindi tutte quelle donne che comunque sono state accusate di stregoneria e sono state uccise. Quindi è un libro proprio storico in questo caso che racconta proprio quelli che sono stati i fatti reali di tutto quel periodo storico. Vi segnalo poi Le streghe di Wolfgang, e questo anche è un libro molto interessante perché è un viaggio nella stregoneria, ma che unisce anche elementi antropologici, quindi fa tutto un viaggio nella storia della stregoneria, tirando fuori elementi antropologici e anche psicologici, perché cerca di rispondere all'interrogativo perché si crede alle streghe e perché la stregoneria ha fatto così tanta paura, soprattutto in un certo periodo storico. Inoltre fa anche un'analisi di quei fenomeni che suscitano in molti di noi superstizione. Quindi, insomma, mi sembrava anche questo molto carino come libro. Vorrei poi farvi vedere invece un libro che in questo caso ho, anche se devo essere sincera, non l'ho ancora letto, ve lo avevo fatto vedere nel book haul di mezza estate. Ed è Le streghe sono tornate di Vanna De Angelis. Questo libro raccoglie quelli che sono stati i più grandi processi alle streghe della storia, quindi elementi storici, e in una prima parte del libro, appunto, ci sono questi processi riportati, analizzati, eccetera, e poi una seconda parte del libro invece parla di quel tipo di stregoneria che non necessariamente deve fare paura, ma che è più legata alle favole, alle fiabe, quindi la stregoneria unita all'universo delle fate. Quindi, insomma, fa un po' queste due analisi e mi sembra molto carino. Io non l'ho ancora letto, probabilmente lo inizierò a breve proprio perché per il periodo di Halloween mi sembrava una lettura interessante da fare, ma non vi posso dire molto di più perché, appunto, non avendolo ancora iniziato, vi direi delle cose poco attendibili, insomma. Come ultima cosa, vi volevo segnalare invece due riviste questa volta. Si tratta di Medioevo Dossier, sono due riviste che erano uscite in allegato alla rivista Medioevo, una rivista che a me piace tantissimo perché ha dentro delle immagini che secondo me sono spettacolari, affascinanti, suggestive, insomma mi piace veramente tanto. È anche scritta molto bene, quindi è una rivista che io compro non sempre, non tutti i mesi, però la compro abbastanza spesso. E quando trovo dei dossier allegati che mi interessano, ovviamente li compro. Questo è Caccia alle streghe, è del 2003, quindi un po' datato, ma sicuramente si trova in internet, perché io ho visto che comunque su Amazon, su eBay oppure su Comprovendolibri sono sempre reperibili questi arretrati, quindi se vi interessa potete sicuramente trovarlo.
Questo parla proprio di tutta la caccia alle streghe, quindi il periodo del Medioevo, quando la caccia alle streghe è stata sicuramente molto più viva e accesa. Parla di tante cose come l'Inquisizione, i libri che erano stati inquisiti e bruciati, la stregoneria, parla del patto col diavolo, insomma, una serie di argomenti di questo genere, degli incantesimi, dei rituali, la conoscenza delle piante, quindi insomma tutto quello che ha girato intorno alla stregoneria nel corso dei secoli, quindi è molto molto interessante. E poi c'è questo che è del 2001, parla di magia, l'eterno fascino dell'occulto. In questo caso si fa anche qui un cenno alla stregoneria, ma si parla in particolare molto di più di tutti quegli aspetti legati all'occulto, quindi ai riti magici, anche in questo caso alle piante. Si parla di quelli che sono stati grandi santi, che magari ed è emerso che poi anche loro in qualche modo credevano a qualcuno di questi rituali, come San Francesco ad esempio. Quindi insomma anche una parte storica, si parla di Roma, si parla insomma di una serie di avvenimenti abbastanza famosi che in qualche modo sono stati legati al mondo dell'occulto. E quindi anche questo è davvero molto interessante. La rivista all'interno è molto carina perché ci sono delle immagini che secondo me sono molto, molto particolari, molto belle. È scritta bene come rivista, è interessante perché comunque propone degli argomenti avvincenti, lo fa comunque con parole anche semplici, quindi io ve la consiglio, questi insomma tanto per farvi vedere un po' l'interno della rivista. Io l'avevo pagata 5,16 euro, questa 5,70 euro, non vi so dire perché questa costi di più, comunque più o meno costava in edicola questa cifra. So che gli arretrati presi dopo, diciamo, costano un po' di più, quindi dovreste andarla a pagare intorno ai 10 euro se vi interessa, però alla fine è un po' come andare a comprare un libro, perché davvero è fatta bene ed è molto molto interessante. Io per oggi ho concluso, vi ricordo che nelle playlist sul mio canale potete trovare tutti gli argomenti che io ho caricato all'interno del canale, quindi mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanella così non perderete nulla di tutto quello che io caricherò sul canale, mettete un like al video se vi è piaciuto, vi do appuntamento alla prossima e vi mando un grosso bacio.